E allora eccoci qua di nuovo, Internazionali d'Italia, finale ovviamente come sempre. Questa per me la nona finale consecutiva in Italia, compresi gli ATP di Torino, gli ATP Finals di Torino. Oggi ottava consecutiva qui al Centrale, per me settima con Djokovic, prima con Tsitsipas che è molto rognoso, è un giocatore molto rognoso per Nole. Non sarà una partita facile, anzi credo che Tsitsipas abbia molte chance di vincere per la prima volta a Roma. Comunque ci facciamo una passeggiata, manca ancora un'ora, è appena finita la finale femminile con il trionfo della Świątek contro la tunisina, e quindi non ci rimane che aspettare le 16 per l'inizio di questa grande finale tra Djokovic e Tsitsipas. Appunto, nel frattempo ci facciamo un giretto. Qui ci sono i soliti stand, un po' se magna, un po' si compra, ma più se magna, devo dire la verità. A quanto vedo la gente ovviamente è tutta fuori perché con questo sole preferisce non morire in insolazione. Qui sembra che il Covid non attecchisca, milioni di persone. Qui si sta giocando la finale del doppio maschile, c'è Schwarzman, argentino. Andiamoci a fare una passeggiata per andare a vedere, anche perché qui credo che sarà difficile riuscire a infilare il naso per seguire questa finale di doppio. Questa è la zona ospitalità, l'ingresso di Vips, non può mancare il Rolex. E poi c'è I.C., ci sono i tabelloni, un po' come a Wimbledon, insomma, Wimbledon è un'altra cosa, è chiaramente un'altra cosa, però anche qui c'è tutto il programma, come vedete. Gentleman singles, gentleman double, ladies single, ladies double. Eccoci qua. Vamo Diego! E questo mi diceva la fine del doppio maschile. Vamo Diego! I soliti urlatori, ma quelli non mancano mai, figurarsi alla finale tra un po'. Naturalmente poi non si fermano qui gli stand, come vedete vanno a finire fino laggiù, fino praticamente al nuovo stadio del tennis, il secondo dopo il Centrale, delle Pietrangeli, però è lì lontano sotto la sud. Eccoci all'interno del Centrale, manca una mezz'oretta all'inizio della finale tra Djokovic e Tsitsipas. Naturalmente io mi sono messo qui all'ombra, ma naturalmente è tutto abbastanza vuoto perché è completamente vuoto perché stanno tutti all'ombra fuori, chi a comprare, chi a mangiare e chi a stazionare in attesa dell'orario. Questo è il mitico Centrale del Foro Italico. Un grande applauso per Novak Djokovic!
Thank you.
Sera. Primo. I would like to congratulate you and your team on a great week. Tough luck today. I know you wanted to win the title, and that's why you're one of the best players in the world, because you always want to win the title. And thank you very much for saying nice things to me. And you don't need to be that humble. I know you're a very humble guy, but you have a lot to be very proud of in your career. And I'm sure that you'll be carrying many, many trophies here in Rome and around the world in the future days to come. So you're one of the best leaders. Adesso devo ringraziare il mio team, mia squadra, là e tutta la mia famiglia che sta guardando. Grazie mille ragazzi che sono state molto appassionati, molto disciplinati con me ogni giorno di trovare un uomo sul campo, la motivazione e l'ispirazione di veramente imparare, migliorare dopo tutti questi anni. E lo so che io sono l'unico sul campo che gioco, però voi siete sempre una contribuzione per questo successo. Grazie. Bravo. Volevo ringraziare l'organizzazione, come Stefano diceva, tutti i Ball Kids, ragazzi che stanno lavorando al campo, tutti sono molto amici, molto gentili, anche nello spogliatoio, tutti i ragazzi che veramente ogni giorno vengono con un sorriso e chiedono se bisogna aiuto o qualcosa. Queste cose a volte dimentichiamo, però oggi devo dire molto grazie a tutti voi. A Roma, a Italia, a questo campo che è sempre stato molto, molto speciale per me, che mi ha dato fiducia, mi ha dato gioia quando veramente mi serviva emozioni positive per rialzarmi ancora con la mia forma, diciamo, nei momenti dove sono stato un po' giù, quando venivo qui sempre con la bella energia della città, del pubblico, di questo torneo, sempre sentivo questo e questi risultati non sono per niente, c'è grande ragione e ragione siete voi. Grazie mille per vostra. Mio figlio Stefano, che ha 7 anni, ha giocato la sua prima partita di tennis. Spero che sia per lui.
E così per un altro anno l'azionismo presente, nona finale consecutiva, ottava, anzi settima con Djokovic, che non tradisce mai qui al centrale, numero uno al mondo, e noi siamo con lui. Final.